Buon pomeriggio e ben trovati per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. New York si risveglia il giorno dopo il tragico attentato avvenuto ieri sera nella serata italiana ad opera di un uzbeko di 29 anni che è entrato in una pista ciclabile falciando e stroncando la vita di 8 persone ed il ferimento di altre 16, per fortuna non in pericolo di vita. Dunque, New York ripiomba nelle dramme e nel terrore jihadista dopo gli attentati dell'11 settembre al Ground Zero. Tra l'altro, la zona era proprio vicina al World Trade Center. Il presidente degli Stati Uniti, Obama, scusate, Trump, ha parlato di una mente malata, mentre da tutto il mondo giungono messaggi di condoglianze e vicinanze al popolo americano, fra le quali anche quella del premier italiano Gentiloni. Il governatore di New York, Cuomo, esorta la cittadinanza a non lasciarsi impaurire e a riprendere la normale attività, restando comunque vigili su quello che accade. Certamente una situazione non facilissima. Lo sveco di 29 anni risiedeva in Florida dal 2010 ed aveva anche frequentato una moschea. La Puglia turistica è cresciuta nel 2016, il più 5,5% per le presenze di italiani e dell'11,7% per quanto riguarda gli stranieri. L'ha messo in evidenza in una nota l'assessore regionale alla cultura turistica Loredana Capone. Secondo l'Istat, i flussi turistici in Italia sono aumentati del più 8,6% in Puglia. È un dato importante perché la nostra regione è a un tasso maggiore della media nazionale e tra l'altro risulta al terzo posto dopo Abruzzo e Calabria a pari merito con il Lazio. La Puglia si posiziona anche al secondo posto in Italia per quanto riguarda l'aumento di presenze straniere. Adesso una ampia pagina sportiva, cominciamo a parlare di calcio a 5, perché al Campo San Marco si è svolta la partita valida per la quarta giornata del campionato di calcio a 5 Serie C femminile che vedeva protagonisti la Uniti per Cerignola contro l'Atletico Bitonto. Stiamo cercando di metterci in collegamento diretto con il nostro inviato Vincenzo Barnaba per capire esattamente come stanno le cose. Al momento sembra che il collegamento non sia attivabile, almeno per ora. Vediamo se riusciamo ad aspettare ancora oppure possiamo direttamente passare al basket. No, allora facciamo così: andiamo direttamente al basket, poi vediamo eventualmente in chiusura di telegiornale di metterci in collegamento diretto. Allora, primo turno infrasettimanale per il campionato di Serie B di basket con la Castellano Udas chiamata a una trasferta insidiosa contro Senigallia, che nel precedente turno di campionato ha sbancato il terreno del Giulianova per 84 a 74. Per i biancazzurri si cerca di invertire la rotta dopo un inizio alquanto traumatico e con una condizione psicofisica non ottimale, puntano a cercare un riscatto più che doveroso per invertire il trend negativo. Di questo ne ha parlato Gigi Marinelli, coach della Castellano Udas, e anche dell'avversario che affronteranno nel pomeriggio alle 18. Sentiamo. Senigallia oggi ha vinto fuori casa, quindi sta a 4 punti. E aveva vinto anche con Teramo la prima vittoria che ha fatto. Una squadra che ha in Paparelli il playmaker pericoloso, Giampieri la guardia, ottimo tiratore, e soprattutto con Tortù numero 4, Mancino, molto bravo sia nel tiro da fuori sia in avvicinamento. Chiaramente, come ripeto da sempre, sono partite tutte difficili, però anche i risultati dimostrano che comunque, voglio dire, sono Può partite succedere equilibrate e tutto. può succedere di tutto. Noi dobbiamo continuare a giocare così come stiamo facendo in difesa, cercare di migliorare qualche meccanismo in attacco e ecco, magari essere un po' più precisi al tiro, perché anche oggi ne abbiamo avuto tantissimi di tiri aperti, costruiti anche bene, sia con Marchetti che Colonnelli, però insomma Il dio del basket ha detto di no.
Questo dunque Gigi Marinelli per quanto riguarda la sfida di oggi. Ricordiamo anche il quadro completo delle partite: Valdicevo, Perugia, Civitanova Marche, Basket Recanati, Globo Cambly, Ortona, Giulianova Basket, Janus, Fabriano, Olimpia Matera, Porto Sant'Elpidio, Nardò, Senigallia, Castellano, Udas. Poi altri due incontri che si giocheranno domani: Teramo Basket, Amatori Pescara e Lions, Bisceglie, Cestistica, San Severo. Allora, adesso torniamo ad occuparci di calcio 5. Perché vi dicevo che poco fa si è conclusa la partita al Campo San Marco per quanto riguarda la sfida tra Uniti per Cerignola e Atletico Bitonto. Siamo in grado di collegarci in diretta con il nostro inviato Vincenzo Barnab che ci dice come è andato. Un minuto, vai Vincenzo. Buonasera a tutti, la partita è finalmente terminata e finalmente gli Uniti per Cerignola sono riusciti a portare a casa la grande vittoria che tanti tifosi attendevano. La partita è finita 3-2 con due gol di Quercia e uno del capitano Maratea. Ottime prestazioni in campo, anche da parte della neo Martina Dell'Aste, che appena entrata è riuscita comunque a fare il suo dovere sulla fascia. Ovviamente grandi prestazioni anche della Frisani in difesa, è inutile dire anche del pivot Ilaria Quercia che sostiene sempre la squadra. Grande impronta anche del capitano Maratea che come al solito urlando leggermente riesce a spronare sempre le sue colleghe. Comunque va riconosciuto anche al Bitonto uno dei grandi talenti, tipo il capitano, e il portiere che è riuscito a parare vari colpi in zona dall'aria. Perfetto, hai qualcos'altro da aggiungere, Vincenzo? Al momento non mi viene nient'altro da dire perché qua sono tutti in fibrillazione in realtà. Finalmente era una vittoria che Dopo aspettavamo. due sconfitte consecutive, insomma, c'era bisogno assolutamente quantomeno di tornare a casa con una vittoria, almeno, no? Sì, ci voleva per bloccare proprio la tensione che si stava creando in squadra. Il vento era il gruppo c'è, è più fortificato grazie a questa vittoria. E siamo tutti abbastanza sui giri al momento. Negli spogliatoi si sentono le ragazze urlare di felicità e quello che conta alla fine. Ho capito, quindi cioè, no, e stiamo anche sentendo dal tuo cellulare, insomma, l'euforia che circonda lo spogliatoio in questo momento, evidentemente. Sì, si sente. Sono molto felici, anche perché comunque Sciannamea sembra che si sta riprendendo dopo le due batoste in porta che ha subito in queste ultime due partite. Oggi ha fatto davvero tanto per la squadra e come si suol dire il portiere è sempre in mezzo a squadra e in questo caso lo è davvero. Meno male, almeno questa è una buona considerazione. C'è per caso l'allenatore da quelle parti oppure è rinchiuso con le Allora, al momento l'allenatore sembra essere ragazze? sparito. Ah. Oh, benissimo, Lin Ciannamea è già collegata con noi allora. Eccoci qua, buongiorno, bentrovato. Allora, siamo in diretta con la speciale news Web24. È stata una partita intensissima. Finalmente ci voleva dopo due sconfitte, vero? Sì, ci volevo purtroppo, per anche incoraggiare le ragazze. Hanno fatto il loro. Tra l'altro, diciamo che insomma, la partita di oggi è stata, come si può dire, una sorta di riscatto, vero? Sì, vero, questo sì, è confermato al 100%, ma sia per me anche per loro è un riscatto enorme. Ultimamente, a questo punto, il cammino come si prospetta per voi? So che il prossimo incontro sarà in trasferta, se non ricordo male, vero? Sì, trasferta a Pollinano, però penso che se danno il cuore e la testa si può andare avanti, perché loro sono un gruppo e siamo come una famiglia, ecco perché. E questo è sicuramente quello che conta. Vi ringrazio per la cortesia. Se ci volete ripassare il nostro inviato, e ancora in bocca al lupo, grazie ancora. Benissimo, allora Vincenzo, allora abbiamo sentito dunque le parole, credo, se non ricordo, se non ho capito male, del secondo allenatore oppure proprio dell'allenatore. E quindi era proprio l'allenatore Betta che abbiamo ascoltato, quindi adesso a questo punto c'è, come si può dire, un po' più di una boccata di ossigeno per le ragazze a questo punto, no? Sì, al momento hanno 4 punti, comunque si sono rialzate in classifica al momento e aspettiamo con ansia
Ottimamente, allora a questo punto incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Allora Vincenzo, grazie veramente di cuore, ci sentiamo il prossimo weekend, va bene? Grazie a te, ciao, buona giornata, grazie al nostro inviato Vincenzo Barnaba. Abbiamo un pochettino sforato oggi il nostro telegiornale, ma il collegamento era importante per poter dare evidentemente tutto il resoconto della partita che si è giocata della Uniti per Cerignola, che ricordiamo ha vinto contro l'Atletico Bitonto con il punteggio di 3-2. Allora, chiusura la dedichiamo al calcio, il campionato di Serie B, che in questo caso torna in settimanale alle 14:30. L'Audace Cerignola affronta la sfida interna contro Altamura, in un match che potrebbe essere fondamentale per Vincenzo Pirola e i suoi ragazzi dopo le confortanti vittorie in trasferta contro, anzi in casa contro la Turris 3-2, poi in trasferta domenica scorsa contro i Campani dell'Aversa a Normanna. Altamura è al terzo posto in classifica e quindi potrebbe dare del filo da torcere. Ricordiamo il quadro completo della giornata: San Severo Manfredonia, Audace Cerignola, Altamura, Pomigliano Turris, Gravina Taranto, Francavilla Cavese, Frattese, Aversa Normanna, Vicerno Gragnano, Nardò, Pulgo, Molvetta e Sarnese Potenza. E così siamo arrivati al termine di questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 domani mattina con la prima edizione alle 8:30. A tutti voi auguri per i santi e a domani.